perdere una persona, e ribadisco persona più che allenatore, perché è una delle più belle persone che ho conosciuto nel mondo del calcio. È un qualcosa dove veramente non ci sono parole. Cioè, ma è l'idea che il Covid, questa tragedia, potesse arrivare così vicino a noi. E niente, è una cosa che ci ha colpito, ci ha sconvolto. Non ci sentivamo, quindi c'ho davanti, diciamo, l'ultima sua immagine, la foto che mi ha mandato con il casco, e poi da quel momento là è stata una brutta discesa. La speranza non finiva mai, diciamo, purtroppo c'è stato questo epilogo che obiettivamente ci ha messo molto giù. Abbiamo giocato insieme, abbiamo vinto un campionato, lui aveva 21 anni, io ne avevo 39 a Pozzuoli, era all'inizio della sua carriera. Come ha detto il presidente, Antonio era una persona speciale, speciale perché la sua vita era, lui era molto, sempre ottimista, sempre. Anche quando ho fatto la scelta di venire qua a Cava, quando l'ho chiamato, lui ha detto: "Mister, noi ce la facciamo, noi ci salviamo". Ho detto: "Ai ragazzi, detto, perché poi non ce l'ho fatta più a parlare, perché ho detto: questa è una salvezza che dobbiamo dedicare a lui". Cioè, se prima erano arrabbiati, ora dobbiamo essere di più, perché solo così possiamo onorare la sua figura.